Sono Massimiliano Di Bitonto, User Experience Manager in Olivetti. Sicuramente confrontarsi con i ragazzi è uno scambio bidirezionale perché noi portiamo le nostre competenze, portiamo la nostra esperienza, d'altra parte ci misuriamo su temi che in realtà guardano al futuro e i ragazzi ci danno sempre una prospettiva diversa. Ci siamo confrontati questa volta sul tema delle smart city, che è molto attuale perché tutti noi viviamo in delle città grandi o piccole, quindi ci confrontiamo con alcuni problemi e quindi è interessante vedere delle generazioni che sono nate con strumenti diversi e anche con pratiche diverse come interpretano alcuni problemi e quali soluzioni sono in grado di trovare. Questo innescando un dialogo che è sempre molto interessante. Come azienda abbiamo portato qui una serie di prodotti tecnologici chiedendo agli studenti di utilizzarli, di inventarsi qualcosa in un certo scenario. Quindi abbiamo dato una sfida a dei ragazzi dandogli qualcosa che non era parte del loro mondo e del loro mindset e del modo di pensare. Quindi sono riusciti a invece tirarne fuori valore attraverso le loro competenze di comunicazione, di design. In realtà la sfida vera è stata quella del service design, perché gli abbiamo chiesto di sfidarsi su progetti di Internet of Things che richiedono una forte componente di servizio. Quindi in quel caso il design deve essere applicato non a un singolo prodotto, a un singolo oggetto, ma a un sistema. Un sistema che il più delle volte è invisibile per l'utente e il compito del designer è di immaginarsi, scegliere quali puntini collegare, collegarli in modo che diventino qualcosa di naturale, di semplice da usare per l'utente, anche se è qualcosa di molto complesso per il progettista immaginare e fare. Questo richiede sicuramente un'ibridazione di competenze multidisciplinari. È stata la parte più interessante del lavoro fatto con gli studenti di IAD. Nel futuro, in questo momento, ma come negli ultimi 20 anni, 30 anni, è molto difficile da prevedere, tant'è che ci sono discipline, mi sembra facciano una materia che riguarda proprio i future studies. Quando io stavo all'università non esisteva la professione che faccio ora, probabilmente la professione che loro faranno tra qualche anno oggi ancora non esiste. La cosa che è importante secondo me conservare e continuare a sviluppare, oltre il talento, è la capacità critica, un punto di vista, una metodologia che è quella che ti permette di lavorare oggi sull'IoT, domani sull'intelligenza artificiale e sulla tecnologia che verrà ancora, perché questi elementi cambiano, però una metodologia forte ti permette di organizzare bene il lavoro e il pensiero, ti permette di affrontare qualsiasi sfida, quindi questo è quello che vi consiglierei.